Silento Channel, la TV del tuo territorio. Sintonizzati sul digitale terrestre. In questo momento nella città di Agropoli si sta vivendo una situazione un po' delicata legata alla problematica dell'ospedale civile. I parroci sono vicini anche in questa battaglia. Ci piacerebbe avere la vicinanza anche del nostro pastore. Anche il vescovo è vicino, perché è una bella realtà per la nostra zona, un territorio non semplice da servire. E anche se può sembrare qualcosa di troppo grande per la nostra realtà, di fatto le nostre comunità soffrono per tanti motivi, innanzitutto per le distanze e per le strade che molto spesso non sono praticabili e poi ancora perché è difficile veramente servire la gente lì dove vive e forse la questione dovrebbe essere ripensata. Perché, come anche i parroci stanno sottolineando in questi giorni, un'opera che serve, se è stata fatta serve, e allora perché non utilizzarla alla meglio? E allora che si possa ripensare al riutilizzo, all'utilizzo, alla piena efficienza di questa struttura a servizio della comunità. Io mi permetto anche di riprendere un attimo le parole del Cardinale al Consiglio Pastorale di pochi giorni fa, ha detto, parlando di nuova evangelizzazione, avere il coraggio anche come Chiesa di denunciare le ingiustizie, gli sprechi di denaro. Dietro la questione dell'ospedale civile non c'è una logica di tutela della persona, ma sono logiche politiche, quindi è giusto che la Chiesa anche in questo magari faccia sentire un po' di più la sua voce a tutela dei cittadini, secondo lei? È vero che bisogna riconsiderare tutti gli sprechi e quello bisogna farlo con oculatezza, ma bisogna anche vedere quali sono gli sprechi e lì dove invece delle risorse servono per venire incontro alla povera gente che non si può spostare e di fatto vivendo oramai appieno in questo territorio cilentano mi rendo conto che una povera persona per farsi curare ha bisogno di fare chilometri e chilometri ed è certamente svantaggiata rispetto ad altre persone che invece vivono in situazioni dove sono maggiormente serviti da tante strutture e all'avanguardia. Perché essere trattati di serie B? Ecco questo, che si faccia ogni passo per poter meglio decidere. Cilento Channel, la TV del tuo territorio. Sintonizzati sul digitale terrestre.